Siamo qui ormai quasi tutto pronto per la quinta edizione della manifestazione L'Oro dei Mulini dalla Terra in Panico. Quinta manifestazione nata proprio grazie a questo mulino, all'esperienza in questo mulino e alla messa in funzione di questo mulino. Vediamo in dettaglio come funziona un mulino d'acqua. Un mulino d'acqua a ruota orizzontale. Naturalmente la parte principale è la palacqua, perché è la forza motrice. Pensate, già nel 1600 questi mulini giravano e la forza motrice, tramite una turbina sotto o un ritrecine, mette in azione un albero centrale il quale fa muovere la macina sovrastante. La macina sotto rimane ferma, quella che gira la macina sopra. Pensate che qui dentro all'interno c'è una macina in pietra che pesa 6 quintali e soltanto la forza dell'acqua la fa girare. Ma che cosa fa il grano? Il grano viene inserito qui all'interno della tramoggia, dentro questo imbuto, chiamiamolo, che permette al grano di scendere in mezzo alle macine. La macina sopra è tagliata con tutte strisce in diagonale che permettono al macinato di uscire verso l'esterno. Qui c'è un bastone di legno attaccato sulla macina che gira e spinge il macinato all'interno di questa condotta. Il macinato scende qui dentro e tramite una cinta come questa, ma con tutte tazzette, viene trasportato in alto e versato all'interno di questo macchinario. Questo macchinario prende il nome di transistor. Il nome può essere molto difficile, ma non è altro che una serie di passini e di lamierini messi uno sopra l'altro per far sì che avvenga tutto il processo di separazione. Qui abbiamo preparato dei piccoli bicchietti, tutto parte dal grano, e i vari prodotti separati, naturalmente appena macinati dalla macina sono tutti mischiati, ma possiamo vedere la brusca, la parte più esterna del grano, il farinaccio e la farina. Questi escono da sotto questo macchinario, come potete vedere nelle varie bottiglie. Come avviene la separazione? Abbiamo detto che qui all'interno sono tutte sete, queste sete hanno una grammatura diversa. Che cosa significa? La prima ha i buchi molto più larghi fino a raggiungere l'ultima, che è molto più fina, e questo consente nei vari passaggi di selezionare i tre prodotti. Un saluto quindi da Mulini di Sellano in Umbria, vi aspettiamo sempre all'inizio d'agosto di ogni anno a questa bellissima manifestazione. Per qualsiasi informazione potete visitare la nostra pagina Facebook che è indicata sotto a questo video.